stiamo lasciando le grazie alla città dei Palombari, il Varignano. Insomma, questo legame indissolubile tra la Marina Militare e il Golfo della Spezia, che si protrae negli anni, nel tempo, e che ha segnato, tracciato la storia di questa città inevitabilmente, ammiraglio. Eh sì, c'è un connubio fra la città di La Spezia e la Marina Militare ormai da più di 100 anni. Non c'è una famiglia dello Spezzino che non abbia un qualche parente, un qualche legame con la Marina, e questa simbiosi ha portato a crescere entrambi, sia la città che la Marina, intorno a questo splendido golfo che è una bellezza della natura. Perché era così importante nella storia il Golfo di La Spezia? Perché personaggi come Cavour e molti altri ancora hanno capito che era qui la base strategica della Marina? A Cavour e ancora prima di lui, Napoleone, mi lasci dire, in quali vide il Golfo della Spezia e pensò subito che era il golfo ideale per sistemare una base navale. In quel tempo gli equilibri geostrategici erano tali per cui si pensava non tanto a un'espansione verso il sud del Mediterraneo, verso l'estremo oriente, ma quanto a un interesse verso l'Europa, e quindi La Spezia rappresentava un punto importante, strategicamente importante, per la postazione di una marina. Siamo qui per parlare di un bel evento, un appuntamento che ogni anno si rinnova in questo golfo, la Mariperma. Sì, Mariperma, oggi conosciuto come CSSN, che è il Centro Studi e Sperimentazioni Navali, ed è ormai una tradizione che ogni anno ci si dedichi al mare insieme alla città e all'autorità portuale, che è un attore altrettanto importante della realtà spezzina, per creare questo evento di eccellenza in cui vediamo coinvolti non soltanto la vela, ma tutto quello che riguarda il mare. Com'è stato il vento quest'anno alla Mariperma, 25esimo anniversario? Beh, il vento è sempre stato bello, teso, ha permesso alle barche, alle imbarcazioni d'epoca che hanno partecipato alle prime due regate di regattare in maniera ottimale. Miranda ha vinto, è stato un 8 metri stazza internazionale, ha dominato queste regate, ha battuto anche le barche della Marina Militare, peccato, però sarà per la prossima volta. Stiamo raggiungendo il Javelin. Javelin, la barca più anziana della competizione, del 1897, una cosa incredibile, ancora meravigliosa, va per mare meravigliosamente bene, regata altrettanto bene, una cosa spettacolosa. Ma com'è vivere, occuparsi di una barca, di una signora come questa, una signora che ha superato il secolo di vita? È una bellissima esperienza. Javelin ha una storia abbastanza particolare. È una barca che è stata costruita dai cantieri Albert e Edward Payne in Inghilterra. Dopodiché ha fatto parte del Royal Yachting Squadron, quindi è stata una barca iscritta allo Yacht Club Reale. Finché non è stata abbandonata? Molte barche vengono abbandonate, molte barche vengono fortunatamente ritrovate e rimesse in cura. È il caso del Javelin. È il caso del Javelin. Quello che forse ci manca un po' in Italia è un po' la cultura di questa cosa, di cercare le anziane signore del mare e riportarle al loro splendore. Gran fermento a bordo, naturalmente si alzano le vele, nulla è semplice a bordo di meravigliose barche come queste, ma dove la fatica è imprescindibile. Credo che questo sia il fascino di questi oggetti, quello di lavorare di braccia molto e arrivare la sera con quella magica stanchezza che fa apprezzare la giornata. Questo è lo scenario perfetto per la vela. Sì, il golfo è un golfo con un campo di regata molto gradevole che può essere spostato a seconda della direzione del vento. Spezia offre migliaia di possibilità, dal lavoro al rimessaggio, all'ormeggio, c'è tutto.